Due maestri del suono si incontrano, un maestro del suono della pietra, Pinuccio Sciola, un maestro del suono del metallo, Pasquale Mirra. Per noi è importante perché questa manifestazione che forse vi è arrivata all'orecchio, Baris Arte Festival, ma forse anche con un certo sospetto, chi saranno questi che vengono a Balisardo per organizzare un'iniziativa di questo tipo? Diciamo che abbiamo provato a fare una scommessa, cercare di ragionare sull'identità sarda e sul ruolo che può avere in questo momento a livello internazionale, nazionale e per la contemporaneità. Avevamo voglia di riflettere, di lavorare su altre possibili vie e quello di stasera è un esempio di quello che ci piacerebbe fare nei prossimi anni, cercare di trovare nuove possibilità di sviluppo per la Sardegna e per una cultura che ha tante cose da esprimere. Adesso ci saranno. Il maestro Pinuccio Sciola inizierà a farvi ascoltare l'origine del suono. Pasquale Mirra vi introdurrà in altri scenari sonori. Quello che vi chiedo, essendo un set molto raffinato, molto delicato, è di fare molto silenzio, di spegnere i cellulari, di cercare di sentire questa musica prima di tutto col cuore e poi con le orecchie. Buona serata, buon concerto e grazie a tutti per essere venuti. Che noi siamo più importanti, questo non è vero, anche quando siamo su un palco altissimo non è detto che noi siamo più importanti di voi, ognuno di noi ha la propria personalità, la propria individualità, io direi la propria unicità, quella cosa più straordinaria dell'uomo che è unico, neanche due gemelli sono uguali. E questa semplice constatazione ci porta a pensare che, sapendo che la unicità è propria dell'opera d'arte, allora dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi è un'opera d'arte e come tale ci dobbiamo comportare, rispettandoci e rispettando il prossimo. E poi qual è la funzione dell'opera d'arte se non quella di creare emozioni? Ma creare emozioni la possono fare tutti. Basta sorridere, stringere la mano a chi abbiamo accanto, o ringraziare nostra madre per l'odore del minestrone che sta preparando, non ci vuole tanto. Però molte volte non abbiamo questa consapevolezza, abbiamo altro tipo di consapevolezza che è il timore. Dal momento che siamo vivi e innegabilmente dobbiamo morire, da lì non scappa nessuno, allora abbiamo sempre questo timore. Io poi cerco di misurare il tempo, secondo il tempo della pietra, allora cosa vuol dire? Che la nostra presenza è un attimo, c'è qualcuno che vorrebbe vivere
150 anni, però sappiamo che è già morto praticamente, perché non vogliamo fare i nomi, però lasciamo perdere. E capita poi che non ci rendiamo conto che quest'attimo che viviamo qui ce lo sprechiamo stupidamente bisticciando con avvocati, con esperienze, invece che utilizzarlo, per esempio, questo è una constatazione che purtroppo faccio spesso quando si parla così, soprattutto di produzione, visto che siamo ancora in periodo di Expo, quindi nutrimento, eccetera, che tutto evidentemente nasce dalla terra. E non mi capita mai, devo dire, sabato scorso ero all'Expo, ancora convegni appunto sulla nutrizione, eccetera, naturalmente tutti si dimenticano che la tematica di Milano è la nutrizione del pianeta, che non è il maiale arrosto, voglio dire, no? Ci sono altro tipo di nutrimento. E la cosa che mi sorprende sempre, non riesco mai, quando si parla anche di produzione, a sentire la parola il sole. Viene naturale, dice, ma senza il sole cosa sarebbe di questo pianeta? Cosa sarebbe di noi? D'altronde però sappiamo anche che i nostri avi ci hanno sempre raccontato adorando la pietra e adorando il sole. La Sardegna ne ha esempi, 1200-1300, un certo Bonifacio VIII scrisse una lettera contro i vescovi della Sardegna perché ancora aveva saputo che in Sardegna adoravano il sole e le pietre. Io dico giustamente, e adesso vi faccio ascoltare qualcosa. Come avete potuto constatare, non è vero che la pietra è rigida, perché tutti i suoni
tutti i suoni nascono da una vibrazione, a partire dalle nostre corde vocali, tutto è vibrazione. E allora la evidenza, ecco, per quanti sono stati nei miei laboratori, oggi non abbiamo predisposto dei video, però la pietra si sposta per centimetri. Ecco, ancora ieri notte, fino a mezzanotte, il nostro laboratorio era strapieno di gente, io allibiti vedendo, perché purtroppo da sempre, in tutte le civiltà, in tutte le culture, ci hanno venduto la pietra dura, rigida, muta, negativa, 100%, mentre risulta tutto contrario. Quindi provate un attimo a pensare il lavoro che stiamo facendo. Il lavoro vuol dire che noi dobbiamo ribaltare concetti acquisiti da miliardi di anni. Questi suoni che avete ascoltato non sono i miei suoni, sono i suoni insiti dentro la materia da quando? Da quando si è creata e quando si è creata. Se uno vuole crederci, ma non lo è soltanto nella Bibbia, nel primissimo paragrafo della Genesi, la Genesi non è altro che la creazione dell'universo. Beh, nella Bibbia c'è scritto esplicitamente, prima fu il suono. O se vogliamo avvicinarla un po' ai nostri tempi, quel tempo, io posso raccontare di intuizioni o casualità anche, ma se queste non sono supportate da una conoscenza, da un sapere, tutto si affievolisce e non rimane niente. Io mi faccio forte di viaggi, di studi Centro America, Sud America, per esempio con gli azzecchi nelle famose piramidi dello Yucatan, oppure con los Incas in Perù. Los Incas, grandi costruttori di montagne, Machu Picchu, Docet per esempio, da lontano nessuno si renderà mai conto dove finisce la montagna e come inizia la città. Le città sulle punte delle montagne per essere più vicine al sole. Anche perché i muri sono inclinati secondo il pendio della montagna, quindi dal punto di vista statico sono meravigliosi, esteticamente ancora meglio. E los Incas ancora si chiedevano, e oggi è ancora vivo questo detto che ho fatto mio perché trovo meraviglioso, per quanto riguarda quando è nata la pietra, un loro diccio, così come diciamo noi, recita questo: quando nasció la luz, la pietra già esisteva. Cioè, quando è nata la luce, la pietra già esisteva. È dentro questa pietra, che esiste prima della luce del sole, è depositato tutto lo scibile che noi stiamo appena scoprendo. Mi sovrette dare una definizione di pietra. Che cos'è la pietra oggi? Materiale di costruzione. Questo è stato da sempre. Da sempre la pietra è stata utilizzata solo ed esclusivamente dal punto di vista formale, partendo dalle pietre fitte, quindi la fertilizzazione del terreno, agli incavi per le tombe di Giano, le costruzioni dei nuraghi o piramidi, cioè, da sempre. La pietra oggi, che appunto non è più utilizzata per fare circoli megalitici, per fare piramidi o nuraghi come facevano in Sardegna, per fare ponti, strade, cattedrali, case, casette, se non per qualche lastra, quella pietra non è più utilizzata neanche per fare i muretti a secco. Allora sembrerebbe un elemento paesaggistico, cioè la pietra la vediamo in montagna, si fotografa e guardiamo le fotografie. Ma al contrario, questo per fortuna non lo dico solo io, ma la pietra oggi è di una importanza incommensurabile. Io mi permetto di usare questo aggettivo perché non credo che si riuscirà mai a capire l'importanza e il valore di questo materiale, ma basta pensare come funziona il più semplice orologio. Conseguentemente tutta la tecnologia computerizzata funziona esclusivamente con la pietra, perché i silici, i quarzi, i microchip, è pura pietra. Oggi attraverso
la memoria della pietra possiamo comunicare con altri pianeti. Dico che questa constatazione mi pone dei problemi, perché tutto nasce dalla vibrazione, dall'energia che la pietra trasmette. Ma io mi auguro sempre di sbagliare, però mi piacerebbe molto poter vedere un testo di fisica che ci parli della pietra elastica. Io sono in grado di farlo vedere, perché chiunque di voi, soltanto poggiando la mano quando sto accarezzando, si sente, scultura di 3 metri e oltre, dove sulla sommità le lame si spostano per centimetri, quindi non sono metafore. Ciò nonostante, gli scontri che sono sottoposto con fisici, con filosofi, per esempio, che tutto è immobile, muto. Non è vero. La pietra si muove, quindi dover ribaltare tutti questi concetti, per fortuna, dico per fortuna mia, siamo in altre ere, altrimenti probabilmente mi avrebbero già arrostito, no? Mi sovviene dire, così come un certo Galileo Galilei, condannato, continuava a dire, eppur si muove la terra, che è stato riabilitato dalla Chiesa non più di 7-8 anni fa. Quindi provate a immaginare lo scontro alla quale, dico, non soltanto creare che divertimento, questo farvi ascoltare il suono, lo è altrettanto, però affrontare tutta questa tematica che impone la pietra ancora un elemento negativo, mentre è tutto contrario. Una dimostrazione l'avete appena ascoltata. Questi suoni che voi avete ascoltato, questo è un suono liquido, semplicemente perché questa pietra è un calcare. E il calcare dal punto di vista geologico non è altro che acqua fossilizzata. Per cui la memoria della materia acqua durante la glaciazione evidentemente è rimasta impressa dentro, che è data questa opportuna lavorazione, naturalmente, accarezzandola, e accarezzandola, guardate, nel modo più delicato possibile. Chiunque di noi, di voi, potete ascoltare la memoria di questa pietra. Io potrei, adesso, ecco, c'è la pietra. Questo è un basalto, invece, che al contrario è di origine vulcanica. Quindi ancora accarezzandola, cioè, qui volendo uno può sentire il suono del fuoco e della terra, qual è la sua memoria. E straordinariamente, e naturalmente a me capita più volte, di andare in campagna, perché tutto nasce nel mistero della campagna. Beh, non credo di aver mai in assoluto visto una pietra uguale all'altra, così come siamo diversi noi, non esisterà mai una pietra uguale all'altra. In questo caso anche, ecco, sempre dovuto a questa lavorazione, qui c'è una inclinazione in questo senso, un'altra così, per cui in tutti questi tasti non ci sarà mai un millimetro quadrato di suono uguale all'altro. Quando poi utilizzo l'archetto, passandoci anche con le mani, vengono fuori tanti di quegli armonici che non si trovano in altri strumenti musicali realizzati dall'uomo. Quindi siamo di fronte a scoperte continue. Ecco, la scienza, la sua parte la sta facendo e ci sta dando tanto. Alcuni anni fa parlo con un amico scienziato e lui mi confermava quello che i media ci hanno sempre dato, che la nostra mente e si è non utilizzata al 10-12%, e lui mi confermava che appunto la memoria della pietra si è ancora al 3-4%, quindi chissà cosa sarà dei nostri nipoti fra 50 anni, però che erano fuori i fax dalle orecchie, non lo so. Quindi è tutto da scoprire, e io credo che questa intuizione dei suoni, di questi suoni che sono prima di tutto, credo che sia un apporto importante, intanto per creare emozioni, ma anche per dare altri impulsi alla scienza, come ce ne fosse bisogno, però credo che ognuno di noi è tenuto a far parte del consorzio umano e a dare quello che può.
E la vostra presenza oggi credo che sia un aspetto molto molto importante dell'apporto che qualsiasi persona può dare alla cultura, alla civiltà, e così condividere emozioni, perché da una pietra possiamo anche trarre emozioni molto, molto importanti. Scusate se così questo chiacchiericchio così vi posso anche annoiare, però ci sono alcune cose che vorrei ancora accennare per dirvi che io sono una persona molto fortunata, credo moltissimi di noi, cioè dal momento che possiamo stare in piedi, stiamo parlando, siamo molto fortunati. Io sono stato spesso al momento giusto, nel posto giusto, e non potrò mai dimenticare quando c'è stata l'opportunità di una mostra ad Assisi. Naturalmente quando studiavo a Firenze sono stato diverse volte ad Assisi, studiavo Giotto, Giovanni, Simone Mazzini, ecco. Ma io credo che una persona normale non potrebbe mai pensare di poter calcare uno spazio sacro come quello. Quando me l'hanno proposta, l'incontro con padre Vincenzo Coli, capo custode di San Francesco, che di solito dura 3 anni, lui c'era già 15 anni, questo per dire solo il carisma di questa persona meravigliosa. Quando c'è stata la presentazione dentro la cripta di San Francesco, quindi a fianco alla tomba, c'era anche una mia scultura, padre Coli, felicissimo, proprio sprezzava, ha detto: finalmente, attraverso le pietre sonore di Sciola, abbiamo la conferma che anche le pietre cantano la gloria al Signore. Una definizione del genere, se mi permettete, ancora mi attanaglia la gola, però mi piace condividerlo con voi. Suoni alle nostre strumentisti. E naturalmente ognuno nella propria professione intelligentemente sempre portato a guardare avanti, a chi ne sa di più, cioè guardare dietro, chi ne sta di meno è perdita di tempo, quindi dobbiamo crescere, dico, fino alla fine e poi lasciare il campo ad altri. Naturalmente, con tutta la presunzione di un artista, è chiaro che io guardo Michelangelo. E sono stato ulteriormente fortunato 3 anni fa una mostra dentro Santa Croce, Firenze. Tutti sappiamo cos'è Santa Croce. La mia mostra dentro il museo, nella sala dei cerchi, c'era un Cristo immenso che mi guardava a bocca aperta. Era il Cristo di Cimabue. L'ho trovato migliaia di pezzettini durante l'alluvione del 66. L'inaugurazione ufficiale nel refettorio di Taddeo Gaddi, dove Michelangelo andava a copiare per la Sistina, e questo non detto da me ma scritto da Vasari, quindi tutto documentato, le mie sculture lì, dopo le relazioni dei critici, degli assessori, mi danno l'opportunità di suonare le pietre, oltre 500 presenti, quindi 1000 orecchie che vibravano più o meno incredule, però la testimonianza era lì. Finisco di suonare, naturalmente ne avevo parlato prima con gli organizzatori, mi sono permesso di dire, ho detto, io so che Michelangelo è morto arrabbiato perché non riusciva a dare voce alla pietra. Io ho scoperto il perché. Semplicemente perché il marmo statuario che usava Michelangelo, ancora oggi in gergo toscano, si chiama marmo zuccherino, perché visto al microscopio è come se fosse dello zucchero impastato. Non è molto compatto, non permette la vibrazione e la propagazione del suono. Quindi era un fatto fisico che probabilmente allora Michelangelo non poteva sapere.
scientificamente è un saccarosi, quindi è ancora più documentato il fatto della materialità non compatta, come lo è per esempio questo calcare. Con questa constatazione, naturalmente avevo parlato prima con gli organizzatori, io ho detto: se adesso prendiamo alcune delle mie sculture, andiamo di fronte alla tomba di Michelangelo, gliele facciamo ascoltare. Detto, fatto. Naturalmente voi potete pensare la mia emozione, che la gola si stringeva continuamente. Avevo in mano questo strumento codificato, che io parlo sempre con gli amici musicisti, a me non interessa fare strumenti musicali di pietra, però i suoni ci sono. E allora, anche nel caso del concerto per Michelangelo, io sono riuscito soltanto a dire questo, che preferirei iniziare con questo per non svegliarlo di soprassalto. E così inizio. Diceva che più volte tutto il pubblico si era soffermato, come abbiamo potuto constatare, questi luoghi, le chiese, in particolar modo Santa Croce, non sono soltanto contenitori di opere d'arte, ma sono anche luoghi di produzione di emozioni, come Scholl ci ha appena coinvolto. E così queste emozioni che noi portiamo presso, le distribuiamo anche in questo momento. Mi interessa un attimo soltanto farvi ascoltare quest'altro pezzo, perché, ripeto, a me non interessa fare strumenti musicali, però dentro questa materia è una sorpresa continua. Se non so se riuscite ad ascoltare in fondo queste vibrazioni che mi dicono i musicisti, musicologi, che questa vibrazione che continua, e spesso abbiamo contato da 8 a 12 secondi, che è un'eternità per quanto riguarda gli strumenti musicali, che è raramente, quasi impossibile, poterlo ascoltare da uno strumento musicale realizzato dall'uomo, mentre dentro la pietra c'è. E sicuramente ci sarà di più. Io ho fatto, scusatemi, questa lunga excursus, però per dire che io non sono musicista, ma mi interessava farvi partecipi di quello che c'è dentro la materia e che il suono è comunque prima di tutto. Poi naturalmente l'uomo ha iniziato a impastare, dice Luigi Pestalozza, con le 12 note per creare la musica, musica straordinaria, a volte dice molto insipide delle composizioni, però credo che sia importante avere la consapevolezza che tutto nasce da un pezzo di pietra, sicuramente riscaldato dal sole. Grazie.
Beh, dopo le parole del maestro, io e l'introduzione al suono lascerò ovviamente più spazio alla musica. Lo lascio riposare, però dopo vorrei che la mia musica e i suoi suoni, siccome sento tante similitudini, e magari ora ritroverete, se ricordate i suoni che il maestro ha riprodotto, li ritroverete in questo strumento che è in ferro, però io ne ho sentite tante di similitudini. Seguo da tanto il maestro e conosco attraverso i video di YouTube, che significa nulla purtroppo, però un po' i suoni riprodotti dalle pietre. Ho fatto 3 giorni fa un fantastico giro nel suo giardino sonoro e poi con Danilo, con cui abbiamo fatto, lavorato anche al progetto per i bambini qui a Bologna, a Parisardo, ed è stata una giornata magnifica. Ho conosciuto un grande artista, ma soprattutto un grande uomo, che credo questo sia fondamentale. Quindi ora lascerò poco spazio alle parole, ma molto spazio alla musica, e poi dopo proveremo, se il maestro ne ha voglia, a capire se c'è un intreccio. Io sono certo che ci sarà. Thank you.
Thank you.
ad un concerto. Quello che faccio è un po' utilizzare un po' delle composizioni originali e delle composizioni di autori che hanno un po' influenzato il mio percorso.
E il lavoro è quello di un'improvvisazione strutturale, quindi legata alla struttura del brano che seguo, è un'improvvisazione libera. È come se avessi un enorme calderone e all'interno di questo bagaglio ho tantissimi brani. E non decido mai prima di fare una scaletta, perché preferisco spiazzarmi e che sia la musica che decida quale sarà il brano successivo che seguirò. E quello che accade è che seguo una composizione e poi devo arrivare ad un'altra composizione. E per arrivare a quest'altra composizione, in mezzo utilizzo un'improvvisazione libera, quindi composizione, improvvisazione strutturale, quindi legata al brano, improvvisazione libera, che è quella che mi porterà al brano ed è quella che mi detta quale sarà il brano successivo. L'improvvisazione libera è un qualcosa a cui sono molto affezionato, perché è quello che ho sempre ricercato da quando studio. Ed è un po' l'unione tra i due brani, ed è quella che avviene in quel momento e in nessun altro momento. Quindi l'improvvisazione libera di stasera sarà certamente diversa da quella fatta precedentemente, nei giorni precedenti, e quella che farò negli altri concerti successivi. Questo è il mio percorso. Io mi diverto tanto e spero che anche voi vi siate divertiti, almeno una parte del mio divertimento sia stato anche il vostro. Vi ringrazio. E ora, se il maestro ne ha voglia, dopo aver sentito i suoni del vibrafono, mi piacerebbe scoprire se possono esserci degli incastri. Grazie. E' un grande onore. Io devo dire soltanto due parole. Devo chiedere scusa agli organizzatori quando contestavo l'utilizzo di questo spazio e non quello di giù. Evidentemente loro sapevano che, realizzando questa manifestazione musicale quassù, ci volevano portare un po' in alto, e credo che l'intervento di Pasquale sia riuscito ad avvicinarsi al cielo. Concluderò con un brano allora.
Grazie.